Incontriamo il prefetto Silvana Tiziano nel giorno della festa della donna e viene spontaneo, naturale, quasi scontato fare gli auguri per la festa della donna, non fosse che oggi c'è anche la notizia del suo trasferimento da Imperia a Pavia. È una notizia un po' improvvisa che dispiace anche, lo diciamo con molta franchezza. E allora a questo punto qual è il messaggio che oggi si sente di dire soprattutto alle donne imperiesi, che è un messaggio quasi di saluto ormai? Ma io niente, dico che la determinazione è tutto nella vita, cioè se, insomma, se si punta ad un obiettivo con sacrifici magari qualche volta un po' più pesanti che quelli che si richiedono agli uomini, si può raggiungere l'obiettivo. Io credo di esserne una testimonianza, ma come me tante colleghe che occupano analoghi posti in altre province d'Italia e anche province importanti, capoluoghi di regione. Quindi indubbiamente questo è il messaggio alle donne, quindi intanto rispettatevi anche tra di voi, perché spesso sono le stesse donne che si creano, sono nemiche di se stesse, insomma, e soprattutto cercate di diffondere il concetto del rispetto che l'uomo deve portare verso la donna. È una, diciamo, un principio, un messaggio che anche come parlando sotto il profilo squisitamente professionale abbiamo cercato anche di trasmettere in questi anni, grazie anche e soprattutto all'apporto delle forze dell'ordine e di molti amministratori sensibili a questa problematica. Quindi credo che sia questo il messaggio che possiamo dare oggi. E adesso c'è questo che voglio definire non un addio, un arrivederci, spero, magari sotto altra veste, magari da turista, perché no? È il momento dei bilanci, banale dirlo, ma è così. E allora c'è un segno positivo o negativo su questa esperienza? Allora, intanto è un trasferimento che prende anche me un po' alla sprovvista, perché sì, immaginavo che dopo una permanenza più o meno lunga potesse accadere prima o poi un evento di questo tipo, ma quando le cose poi succedono ci lasciano sempre un po' così sconcertate, un po' diciamo senza averle ancora metabolizzate, come dico io. Il bilancio sicuramente positivo, porto tantissimi ricordi piacevoli di questa provincia, tantissimi legami a belle persone che ho conosciuto nei vari ruoli, ma anche di semplici cittadini con i quali ho avuto modo di interfacciarmi. Anche tanto impegno prestato qui per i noti eventi che ben conosciamo legati all'immigrazione. Però insomma ci lascio un bel pezzo di cuore, 4 anni non sono una passeggiata. E anche il mio carattere, che tende ad affezionarsi anche facilmente alle persone alle quali cerco di essere davvero vicina, con tutta me stessa, insomma, al di là del ruolo che svolgo, e comunque hanno un significato, io me lo porterò sicuramente con me.